Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence. Si tratta del Instant Volume Boost Power Volume. Dice di essere pronte in 10 secondi e di essere un booster, mascara booster volumizzante. Allora, la confezione è questa qua viola. Vi faccio vedere lo scovolino, che è questo. Quindi è lungo. È abbastanza sottile. La confezione è un 14 ml e viene 4,95 euro. Allora, vi faccio vedere adesso nel video dove lo applico, così vedete la differenza tra un occhio con la mascara e uno senza. Ovviamente, intanto è un mascara davvero nero, quindi super nero, super intenso fin dalle prime passate. Poi ha una formula che è vero, volumizza tanto le ciglia, ma allo stesso tempo le definisce perché è bello nero, le riempie e le allunga, quindi con un paio di passate sono davvero lunghissime. Quando dicono pronte in 10 secondi, effettivamente potrebbe anche essere vero, perché base trucco, magari non vogliamo applicare niente sugli occhi, ma una passata di mascara e si è a posto, perché lo trovo fantastico. Oltretutto, avete visto che fa varie passate, e due passate è bello intenso, ne ho fatte anche tre per allungare di più, non direi di più perché comunque ha una formula abbastanza corposa. Comunque, questo qui, che oltretutto devo ammettere, mi è piaciuto talmente tanto, esatto, che ci ho applicato dentro due gocce di collirio perché si era un po' seccato per finirlo, perché mi era piaciuto tantissimo. Allora, sugli occhi non appesantisce le ciglia, durante il giorno non si sgretola, non cola, ovviamente va bene, non è waterproof ma dura tantissimo, non l'ho provato magari con estate o sotto la doccia, però io ho un tipo di occhio che tende sempre un pochino a lacrimare e non mi ha dato nessun tipo di problema, non secca le ciglia, non le irrigidisce, non fa grumi, cosa importante. Però si rimuove facilmente la sera con qualunque struccante apposito per il trucco resistente oppure per il trucco occhi, un bifasico, un prodotto oleoso, un burro. È molto facile da struccare. Io uso l'olio di cocco e si rimuove facilmente. Quindi dura bene a modo durante il giorno, ma la sera si strucca facilmente e non fa perdere le ciglia e non le spezza. Importante. Mi è piaciuto, cioè. Questo qui mi è piaciuto davvero tanto, sicuramente è un mascara che vi consiglio. Ripeto, non l'ho provato sotto la doccia, quindi non vi so dire resistenza all'acqua, anche se è waterproof, però con una qualche lacrima oppure con la pioggia non dà nessun tipo di problema e io ve lo consiglio assolutamente perché mi è piaciuto tanto. Ora ne ho degli altri da provare, quindi per il momento non lo ricompro. Ma potrebbe essere uno di quelli che tranquillamente potrei pensare di ricomprare. Fatemi sapere se voi questo qui lo avete provato e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!